tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un test per quanto riguarda un altro fondotinta. Ebbene sì, sto facendo dei test per i fondotinta perché voglio aiutarvi nella ricerca del fondotinta ideale e per questa volta parliamo di un fondotinta low cost. Questo fondotinta è uscito veramente da pochissimo e ho visto svariate recensioni. Ovviamente ogni recensione è a sé perché il fondotinta lo proviamo noi sulla nostra pelle e su tipologie di pelle diverse l'una dall'altra. Allora, il fondotinta che vi sto parlando, avete capito già dal titolo, si tratta questo qui di Astra. Questo è di The Universal Foundation Effetto Pelle Nuda e questo è un fondotinta che dicono che sia adatto a pelle secca e un po' matura. Un po' matura lo sono, pelle secca e sì, è vero che sono anche quello, quindi testiamo questo fondotinta. Allora, ha 35 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi e io ho preso la colorazione 03N, che se non è giusta andiamo tutti quanti a prendere la Lizzy non vi dico cosa. Allora, ero insicura nel prenderlo perché ovviamente le colorazioni io non riesco mai a capirle, tranne che devo citare Licorice Beauty che mi ha dato un sito, no, che mi ha dato personalmente, mi ha chiamato: Stefania, guarda, cerca questo sito. No, l'ha detto nelle sue Instagram stories e Luca ci ha detto dove potevamo confrontare i vari, diciamo, fondotinta. Alcuni sono riuscita a prenderle proprio azzeccati, altre ovviamente che sono nuove non sono riuscita. Comunque lei Super G mi ha detto che questo dovrebbe essere il mio colorito. Adesso sono un po' rossa, ma perché ho fatto avanti e indietro, perché è arrivato il corriere, quindi di sabato, ma è arrivato il corriere, quindi ho fatto una cosa veloce. Però questo è il fondotinta da testare. Ovviamente, essendo di Astra, io metterò il primer di Astra. Se vi state chiedendo come mai sono truccata in questa maniera, lo vedrete lo vedrete un giorno. Andrei e Giuliano per caso incontrano Licia. Lasciate perdere, sono un po'... Io che non si capisce niente, accasciamenti. No. Allora, questo è un make-up che sicuramente vedrete prima di questo video, quindi ve lo metterò poi nelle schede. Yes, è un make up, non lo so cosa ve ne pare di questo make up, parliamone un po' mentre che mettiamo il fondotinta su questa pelle matura. Ho fatto 41 anni e quindi è un po' matura la pelle, non io credo di non maturare mai nella mia vita, non lo farò, non vi darò la soddisfazione. Allora, vi parlerò di questo make-up. Questo make-up è fatto in una collaborazione ovviamente con le nostre Make-up Angels e riguarda il Natale. Nel frattempo vado e vengo, prendo il mio pennellons di fondotintons di Sephora. E questo make up è per quanto riguarda il Natale. Comunque vi metterò la scheda e quindi poi andrete voi a vedere com'è, come non è, eccetera eccetera. Allora, come sempre utilizzeremo da un lato il pennello e dall'altro la spugnetta, scusate, stavo parlando del fondotinta. Comunque, da un lato faremo con il pennello e dall'altro con la spugnetta. Allora, andiamo proprio a vedere com'è il fondotinta. Ovviamente è nuovo, infatti non vuole nemmeno uscire, si sta vergognando. Eccolo qua. Non lo so, come lo vedete? Proviamolo. Ovviamente velocizzo il tutto e poi parleremo alla fine, perché è inutile dirvelo strada facendo. Basta.
Allora, questo è il lato applicato con il pennello. Come vedete, la guanciotta rossa che ho in questo lato non c'è. La coprenza devo dire che non è alta. Scusate, c'è un pelo di pennello, forse? Sì. La coprenza non è alta, perché vedo la grana della mia pelle. Non mi fa, notare i pori, quindi questa è una cosa buona e giusta. Sì, qualche rossore lo fa vedere, però a me non interessa perché, come vi ripeto, io non ho discromie sul viso da coprire, tipo delle cose esagerate. E Cinciaramanta è molto 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 carino. Cosa ne pensate? Andiamo all'applicazione con la spugnetta. Che spero di che non si mangi tanto prodotto, sinceramente. Andrò a metterla qua. Allora, anche qua di coprire a coperto, però sinceramente tra il pennello e la spugnetta io preferisco a dir lunga l'applicazione con il pennello, perché la spugnetta ha, diciamo, mangiato un po' di più di prodotto. Devo sistemare gli occhi. Nel frattempo do un'occhiata. Sì, mi piace di più sinceramente la stesura con il pennello, perché il fondotinta con la spugnetta non aderisce bene nei bordi e tutto. Preferisco il pennello. Questo è quello di Sephora, lo 06. Sinceramente, scusate, lo 06 è ottimo come pennello. A me piace tantissimo, piace tantissimo, scusate, la stesura del fondotinta proprio con questa tipologia di pennello, e questo di Sephora mi piace tantissimo. Faccio come faccio spesso, che prima diciamo applico il fondotinta e poi passo con la spugnetta, ma sinceramente non vedo nemmeno il bisogno. Devo dire che mi piace. Aspettate che guardo proprio con lo specchietto da vicino, visto che sono leggermente ciecata. Allora, sinceramente mi piace perché copre proprio pochissimo. Devo dire che uniforma la pelle, specialmente dove io ho le rughette di espressione. Sì, non si infila proprio per niente. Il colore credo che sia sinceramente giusto, ma credo che ossidi un pochettino, perché lo sto vedendo adesso leggermente un po' più scuro del normale. Credo che ossidi un pochettino. Forse dovevo prendere la 02. Sì, credo che un poco 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 ossidi, eh? Sì. Va bene. Allora, mentre ci sono, utilizzerò anche la cipria di Astra, che qua metterò la translucent. La metterò direttamente con il puff. A me piace tantissimo questa cipria. Allora, adesso vado a completare gli occhi e dopo tolgo tutta la cipria che è rimasta sul viso, però per adesso sistemo un po' gli occhi e poi vengo e vi dico le mie opinioni, ovviamente finali. Ci vediamo dopo. Allora, ho appena finito di fare il make-up tutto completo, ho messo la cipria, illuminante, blush, eccetera, 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 eccetera. Per il video sapete tutti, lo metto qua sopra, eccetera, eccetera. Allora, ovviamente sono passati pochissimi minuti, quindi non vi so dire proprio la realtà di questo fondotinta, perché ovviamente sono pochi minuti passati, ma vi posso far vedere la mia grana della pelle come adesso. E sinceramente mi sta piacendo tantissimo, almeno per questa parte iniziale. Allora, che dirvi? Sembra il colore giusto, quindi io ho preso lo 03. N, sembra buono come colore, un pochettino ossida perché vedo un pochettino proprio un leggero cicinino
di differenza del collo, ma ve lo dirò proprio appena uscirò fuori nel balcone, perché vedrò proprio la realtà del collo al confronto al viso. Per quanto riguarda la stesura, mi è piaciuta di più con il pennello che con la spugnetta, l'applicazione è venuta meglio. Ho utilizzato un pump per tutto la metà del viso. E sinceramente mi è venuta bene, certo la spugnetta ne ha mangiato un po' di più, comunque col pennello lo preferisco, proprio l'applicazione la preferisco. Ovviamente questo è un test che riguarda la mia tipologia di pelle. La mia tipologia di pelle è di una persona matura, nel senso la pelle ma non la persona, di una certa età. Perché ho 41 anni, che non soffre di niente per quanto riguarda il viso, perché io non ho acne, non ho brufoli, non ho altre discromie per quanto riguarda la mia pelle, quindi è una pelle tranquilla, pacifica e che è un pochettino che vira dal misto al secco, non è arida come quella della Lizzy, quindi non vi preoccupate. Devo dire che ognuno di noi, ovviamente, il test del fondotinta serve anche per capire che tipologia di pelle si ha e che cosa si deve giustamente utilizzare. Considerate che io ho utilizzato il primer, quello sempre di Astra, che mi ci trovo sinceramente bene, e questa è l'applicazione totale per quanto riguarda questo fondotinta. Ovviamente lo utilizzerò altre volte proprio per vedere se mi piace o non mi piace, però devo dire che la compreza è bassa, vi uniforma soltanto l'incarnato, che è quello che cerco io sinceramente, e come fondotinta low cost e che uniforma l'incarnato e che non è molto coprente, di quei mascheroni che a me non piacciono sinceramente, e considerate che io non ho messo nemmeno il correttore, eh? Dovete considerare anche questo. Come primo test sinceramente è andato bene. Io adesso vedrò il da farsi, perché dovevo mettere la mascherina e tutto. Non so se vi capita, ma io quando metto la mascherina io non esco mai, proprio deve essere un caso eccezionale che io esco di casa. Però quando io esco, sono andata al supermercato oppure dovevo andare al centro commerciale per comprare i regali ai miei figli, ho messo la mascherina e poi quando sono ritornata l'indomani, non mi ricordo, avevo dei brufoli, quindi credo che sia la mascherina. Comunque, vi farò sapere ora se tiene o non tiene tutto. Se non vedete niente scritto qui in sovraimpressione, lo vedrete scritto giù nell'info box, quindi troverete la, diciamo, soluzione finale a questo fondotinta. Per quanto riguarda questo fondotinta è tutto. Se avete recensito questo fondotinta oppure se l'avete utilizzato o lo volete comprare, scrivetemi un commentino qua sotto e ne parliamo tranquillamente. Mi farebbe tanto tanto piacere. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va, veramente se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!